Ormai da qualche anno diverse aziende del settore hanno messo gli occhi su aree rurali della città con l'intento di investire sulla produzione di energia da fotovoltaico. Sono decine le procedure avviate e sottoposte alle verifiche, anzitutto degli uffici regionali che devono rilasciare le autorizzazioni, progetti che ricadono quasi sempre in aree agricole acquisite dai gruppi del settore. Da poco sono stati pubblicati gli avvisi per eventuali osservazioni da presentare per altri due progetti a Sette Farine in contrada a Spadaro, entrambi proposti da dalla stessa società, la Edera Sol SRL, con sede a Milano. È invece previsto incontrare a Badia Collegio il parco con maggiore capacità produttiva, addirittura superiore a quella del sistema ciliegino di Agroverde, che nove anni fa venne presentato come uno degli investimenti più importanti in Europa, ma che fallì prima ancora che i cantieri potessero entrare al regime. A Badia Collegio dovrebbe sorgere un sistema da 87,96 MW per un investimento stimato in circa 50 milioni di euro. L'iter sta andando avanti e Palazzo di Città ha rilasciato la conformità urbanistica anche se l'ultima parola spetta alla Regione. La PV Freire SRL ha presentato tutte le richieste inoltrando la documentazione progettuale e tecnica. Secondo il responsabile della Riserva Biviere, Emilio Giudice, che ha competenza anche per il rilascio dei pareri in materia, il progetto è però incompatibile, non è conforme al piano di gestione di quelle aree che invece prevede la tutela dell'agroecosistema. Secondo il giudice, questi progetti vanno a modificare. Modificare aree sensibili, l'ha confermato nel corso di una conferenza di servizi. Ritiene che una valutazione di incidenza, magari forzata, non può mettere in discussione il piano di gestione. Sarebbe secondo il giudice come violare il piano regolatore. Già da tempo il responsabile della riserva biviere sottolinea che investimenti per la realizzazione di parchi fotovoltaici tendono a ridurre le aree per la produzione agricola, favorendo invece i privati che operano nel mercato della vendita di energia. Ribadisce che se non vengono applicate le norme, si va incontro a violazioni comunitarie. In quel caso si procederà rivolgendosi alla Commissione dell'Unione Europea. Gli interessi economici che si muovono intorno al settore del fotovoltaico sono consistenti e quella locale è una delle aree che negli ultimi anni ha iniziato ad attrarre tante società intenzionate proprio ad investire in questo comparto.